Siamo con Giuseppe Leotta, in questo caso in veste di rappresentante del Comitato di Sud Chiama Nord, che ha un indirizzo molto ecologista. Cosa sta accadendo nel lungomare di Giardini Naxos, Leotta? Allora, innanzitutto dobbiamo evidenziare che dopo le ultime riunioni che sono state fatte al Comune non sembra esserci stato questo cambio di passo che avevano promesso il sindaco e i suoi collaboratori. Anzi, assistiamo ancora una volta a dei lavori che procedono molto lentamente e questo desta parecchia preoccupazione perché la stagione estiva è ormai alle porte e giustamente gli esercenti, ma anche tutta la comunità, teme che questo paese si presenterà alla prossima stagione estiva come uno scenario di guerra, piuttosto che come una stazione turistica internazionale che è il posto che gli compete. E inoltre sembrerebbe anche che nello svolgimento di questi lavori ci siano state, chiamiamole, forse delle dimenticanze per quanto riguarda la realizzazione degli scivoli per i diversamente abili. Questo è un tema molto importante perché il lungomare deve restare accessibile a tutti i membri della nostra comunità, soprattutto anche a quelli che hanno particolare fragilità. Quindi auspichiamo che comunque gli scivoli per i disabili possano essere realizzati e che i lavori possano procedere in maniera più veloce, perché Giardini ha il dovere di presentarsi all'inizio della prossima stagione come una stazione turistica internazionale, non come uno scenario di guerra.